9 febbraio 1849, proclamata la Repubblica Romana. La guida è affidata a un triumvirato, Carlo Armellini, giurista per decenni fervente sostenitore della politica di Pio IX, Aurelio Saffi, da liberale divenuto repubblicano radicale, e Giuseppe Mazzini, padre nobile del Risorgimento, con il suo Manifesto della Giovine Italia. La Repubblica Romana, che finisce dopo neanche 5 mesi, fu uno dei principali eventi del biennio democratico e popolare, iniziato nel 1848 con moti rivoluzionari che interessano tutta l'Europa, dopo alcuni decenni di legittimismo deciso dal Congresso di Vienna nel 1815, dopo la caduta definitiva di Napoleone sconfitto a Waterloo. Insurrezioni popolari che come fiammate si propagarono da Parigi a Vienna, Milano, le gloriose 5 giornate, Brescia, Leonessa d'Italia, Bologna e l'anno successivo appunto Roma. Il Papa, da Gaeta, lancia un accorato appello alle potenze cattoliche per tornare ai suoi legittimi domini. All'appello, in forze, risponde la Francia repubblicana di Luigi Napoleone Bonaparte. A difendere la Repubblica, intanto, sono accorsi migliaia di volontari e la resistenza è all'ultimo sangue. L'assedio del generale Oudinot dura 1 mese, sinché, persa l'ultima battaglia, combattuta sul Gianicolo, la Repubblica si arrende. È il 3 luglio dello stesso 1849. Goffredo Mameli, autore del Canto degli Italiani, moriva sotto la bandiera tricolore. Entrambi i simboli verranno adottati 100 anni dopo, in omaggio a quella stagione di eroismo irripetibile.